qui in Piazza Libertà con le associazioni e le persone che convergono nel percorso che si chiama la Società della Cura per portare avanti l'idea che la salute non deve essere una merce. Il 7 di aprile è stata la giornata internazionale contro la commercializzazione della salute e il nostro scopo oggi è quello di promuovere una campagna di raccolta firme europee perché non ci siano brevetti sui vaccini e perché ci sia l'accessibilità per tutta la popolazione mondiale alla possibilità di vaccinarsi. Se non si vaccinano tutti gli abitanti del mondo, la pandemia continuerà ad imperversare nelle nostre vite. Conviene a tutti che tutte e tutti nel mondo vengano vaccinati e non solo chi può permetterselo economicamente, come sta avvenendo oggi, dove la ricca Europa e l'Occidente si vaccinano e invece il resto del mondo rimane tagliato fuori. Firmiamo su noprofitonpandemic.eu la raccolta firme europea perché si tolgano i brevetti dai vaccini. A livello nazionale contestiamo quello che sarà il recovery plan che Draghi presenterà alla Camera il prossimo 26 marzo, perché le ingentissime risorse in arrivo, neanche gratis, dall'Europa non verranno messe a disposizione perché l'Italia riparta senza che si ricreino le cause che hanno portato alla situazione attuale. E allora, a livello nazionale, 350 associazioni e 1800 singoli attivisti territoriali riuniti nella Società della Cura hanno scritto collettivamente, dopo un percorso di 4 mesi, un documento che si chiama Recovery Planet, proprio perché il nostro pianeta ha bisogno di altre ricette per non ritornare nella crisi ecologica e pandemica in cui ci troviamo. Oggi lo pubblicizziamo in questa iniziativa chiedendo un'adesione attiva alle persone che si riconoscono in questi valori. Da ultimo, il nostro territorio. Il 20 febbraio eravamo fuori dall'ospedale in 200 persone per chiedere che non si chiudesse, non si penalizzasse declassandolo l'ospedale di Saronno. La richiesta è ancora lì perché nessuna risposta sta arrivando dalla regione ed è una richiesta che noi continuiamo e continueremo a fare come cittadini a chi sta decidendo le sorti di 200.000 abitanti del nostro comprensorio che rischiano di rimanere senza un presidio ospedaliero che ha contraddistinto la storia di questo territorio e che noi vogliamo far affiancare affinché sia anche meglio utilizzato e più efficiente da una casa della salute che a Saronno possa essere un punto di prossimità, di vicinanza degli ambulatori ai cittadini senza bisogno di un ricovero ospedaliero ogni volta che stanno male. Un punto intermedio tra i medici di base e l'ospedale. È nel programma dell'amministrazione che sta governando la città, l'amministrazione si attivi per farlo. Gliel'abbiamo chiesto in un incontro fatto come Società della Cura Saronnese 3 settimane fa. Stiamo aspettando una risposta per capire se c'è l'intenzione di mettere in piedi un percorso partecipativo con tutta la cittadinanza per costruire, anzi ricostruire e riorganizzare i servizi sociali, sociosanitari e sanitari sul territorio di Saronno. Ecco perché siamo qui oggi a volantinare e con la nostra presenza la Società della Cura è presente in 20 piazze in giro per l'Italia, più 7 piazze nella città di Roma nella giornata di oggi. La campagna Dico 32, lanciata dall'Associazione Medicina Democratica e dal Coordinamento Lombardo per il Diritto alla Salute, partecipa a questa giornata in quanto facente parte a sua volta della Società della Cura. Siamo presenti qui e saremo presenti online con dei collegamenti streaming che potrete vedere su Facebook, la Società della Cura Saronno. Grazie e buona giornata.